Come nacque l'idea di dare vita a questa struttura? Beh, io lavoravo già al centro antidroga di via Merulana, all'ufficio di igiene, che è stato il primo centro antidroga d'Italia. Il posto era molto delabre, molto squallido. La Croce Rossa aveva dei locali non utilizzati. Mi venne l'idea che forse si potevano riadattare questi locali e trasferirci il centro di via Merulana. 1976 è l'anno in cui il professor Massimo Barra crea Villa Maraini. Nel parco della Croce Rossa di Via Ramazzini a Monteverde nacque una comunità per la cura e la riabilitazione dalle tossicodipendenze, una via di mezzo tra un ospedale e una comunità terapeutica. Oggi Villa Maraini innanzitutto è l'unico centro in Italia che è sempre aperto 24 ore su 24. È uno snodo vitale per la città di Roma, accogliendo tutti i tossicomani in qualunque momento della loro dipendenza e soprattutto facendo diagnosi e differenziando le situazioni in funzione della motivazione, cosa che in genere non viene fatta, perché tutti cercano il soggetto motivato che vuole smettere, senza pensare che sì, è giusto curare quello motivato che vuole smettere, ma ancora più giusto è curare quello che non vuole smettere, perché non può volere, perché sennò non sarebbe tossicomane. Ed ecco allora il camper che di notte su strada diventa la prima interfaccia per accogliere, ma anche e soprattutto avvicinare le persone con problemi di tossicodipendenza o per sottoporre le tante sex workers delle notti romane a test sull'HIV e sull'epatite C. E poi, per chi sceglie di iniziare il percorso, la terapia al centro di tutto, una terapia tailored su misura, calibrata sul singolo paziente, ed è questo, oltre all'essere aperti H24, a rendere questa struttura un unicum in Italia, in un paese, cioè tornato, secondo gli ultimi dati, ai primi posti in Europa per il consumo di droga, terzo per la cannabis, quarto per quello di cocaina, in uno scenario che riporta, come in un gioco dell'oca, ai tempi in cui Villa Maraini fu fondata. Io parlo di ciclo vichiano, nel senso che 40 anni sono un ciclo di generazione e oggi i ragazzi fanno quello che facevano i loro genitori 40 anni fa, quindi c'è un ritorno dell'eroina, un ritorno alla faccia di tutti quelli che dicevano che l'eroina non c'era più in Italia, che blateravano delle dipendenze senza sostanze, che oramai è cambiato tutto. Non è cambiato niente. Noi in questi 40 anni abbiamo visto migliaia e migliaia di tossicomani da eroina. Oggi c'è la novità che si rifanno i ragazzetti giovani, e quindi pensiamo che ci sia una nuova generazione che purtroppo farà la storia come l'hanno fatta i loro genitori. È vero che quello delle tossicodipendenze negli ultimi anni soprattutto è un fenomeno in aumento? Beh sì, c'è una larga base di persone che non si ritengono tossicomani e probabilmente non lo sono, ma sono consumatori di droga. E questa larga base più o meno incosciente che fa uso di anfetamine, di stimolanti, di chetamina, di droghe da discoteca, di hashish, rappresenta la base di quelli che saranno i tossicomani del futuro. Più è larga la base e più saranno i tossicomani in futuro. Evitare l'irreparabile, migliorare la qualità della vita, catalizzare la riscoperta di alternative. Già da 40 anni il professor Massimo Barra parla di quelli che sarebbero diventati i tre obiettivi che attualmente vengono politicamente definiti riduzione del danno. La droga è molto democratica, ci dicono, nel senso che colpisce tutte le fasce di età e tutte le fasce sociali. E allora ecco che bisogna calibrare la terapia sulle disponibilità, sulla motivazione, sulle attitudini del soggetto. H24 Villa Maraini offre servizi ambulatoriali o residenziali, un servizio TIA, trattamento integrato, dal counseling alla cura, o ancora per centinaia di persone ogni giorno la terapia metadonica oppure farmacologica specifica, un filo diretto, infine per il test e il monitoraggio su epatite C e HIV. Nella struttura c'è anche un centro alternativo alla detenzione che ospita fino a 20 persone. Villa Maraini, insomma, è un mondo efficiente e inclusivo che opera però spesso nell'assenza di interlocutori istituzionali. C'è una grande ignoranza collettiva, c'è una rimozione collettiva, un'ignoranza di base.
l'opinione pubblica rifiuta la tossicomania in quanto tale, e in più i tossicomani stanno sulle scatole a tutti. Noi riteniamo che l'unica soluzione sia la terapia, e che la vera prevenzione è la terapia. Evitiamo di fare tante chiacchiere che sono inutili, il territorio, tutte queste fregnacce che pongono ostacoli al fatto che la gente si possa curare. Lo Stato, le istituzioni dovrebbero essere felici quando un tossicomane chiede aiuto, e invece gli pone una serie di ostacoli che noi cerchiamo di sormontare. Il limite della nostra funzionalità non è data dalla cattiveria o dalla patologia del tossicomane, è data dalla stupidità delle istituzioni.